Prego. Abbiamo recuperato anche la Zar. Prego, Massimo. Repubblica. Buongiorno, Buongiorno. mister. La partita con il Napoli era una sorta di rodaggio, diciamo così, di primo avvicinarsi a questa squadra. Adesso con l'Empoli servono i punti Sì, per iniziare a fare dobbiamo. No, ci serviva anche con Napoli, la verità. Devo dire che con Napoli abbiamo lavorato in non possesso discretamente. Ora, in questi 10 giorni, tra virgolette, ho cercato di lavorare col gruppo nella fase di possesso, nella fase quella che è la cosa più importante. Ho parlato solo ieri dell'Empoli, ho preferito lavorare molto sul possesso e sull'applicazione a livello tattico della squadra. Devo dire che i ragazzi hanno risposto con grande voglia, serenità. È chiaro che adesso servono i punti. Noi siamo una squadra che non siamo consapevoli della classifica, però sono convinto che attraverso quello che stiamo facendo, perché il lavoro alla fine paga sempre, però non vorrei essere retorico su questo. La cosa che ho notato dalla parte della squadra, ho notato un'applicazione molto importante. Sono convinto che sono consapevole tra virgolette, della partita di domani. Comunicazione con i ragazzi in inglese, un po' in italiano, un po' in portoghese, un po' in spagnolo. Beh, anch'io ho girato un po' il mondo. Devo dire che la cosa che mi lascia sereno in questo momento è l'applicazione che hanno avuto in questo periodo. Possiamo dire che il Palermo riparte dal secondo tempo con Napoli? Ah, possiamo dirlo, sì, il secondo tempo con Napoli, ecco, io tengo a precisare questo, io ho chiuso le giocate, ho cercato di tenere la squadra molto stretta e chiudere e abbiamo fatto un buon secondo tempo e abbiamo avuto anche un paio di occasioni che potevamo far male. Sono convinto che oltre che partire dal secondo tempo, ma partiamo con dei valori importanti, dove spero di coinvolgere tutti in questo nuovo progetto. Gazzetta dello Sport con Fabrizio Vitale. Buongiorno. Buongiorno. L'idea di Vasquez falso 9 sta prendendo corpo, è una cosa concreta. Beh, è una cosa che a me piace, però non dimentico Gilardino, non dimentico Lazar, che si possono, tra virgolette, fare anche un 4-4-2. Ecco, devo dire che è un'ipotesi, che abbiamo notato che mi piace, ma durante la gara si può sposare anche un altro tipo di impostazione. In questa ipotesi tattica con Vasquez falso 9, lei che tipo di squadra vuole vedere? Una squadra di movimento, dinamica, Di attenzione? che di ma di movimento, di possesso, perché odio i giocatori di grande qualità. Vasquez è un giocatore che ha grande qualità e vorrei vedere anche la profondità, l'ampiezza del gioco. Peccato che Pezzella è rientrato soltanto ieri sera. Ecco, anche questo mi è dispiaciuto perché il giocatore credo che sia uno stage, è la più importante che stava un attimino con me, però la nazionale non si può rinunciare. Però devo dire, ecco, vorrei vedere un po' più di ampiezza, un po' più di profondità, un po' più di possesso. È già, e concludo quella con l'Empoli, una partita da dentro fuori per lei, per le No, sorti del Palermo. per la nostra, io dico sempre che ci vuole quella scintilla, per noi è importante la partita con l'Empoli. Leggo che anche per l'Empoli sia importante per la loro salvezza, così leggo, non so, ho letto da qualche parte. Però per noi è importantissima perché quella scintilla che ti dà quel qualcosa in più, quello che vogliamo, insomma, quel risultato importante per noi, per la nostra causa, ecco. Domande perché non ho capito. Sì, Ah, no, ok. sto scrivendo. Vannini, Corriere dello Sport. Sì, buongiorno, mister. Abbiamo parlato un sacco di mobili in settimana, ma un Sì. modulo credo che passi
spazi inevitabilmente dalle gambe, dalla testa dei calciatori. Ecco, cioè, mi sono dimenticato questo per vedere. Però con qualunque esatto, no. Qui e io volevo dire questo anche. Ecco, la condizione atletica della squadra. Buona, buona. E quella mentale, mi interessa. Buona. Io mi scuso con Vitali, beh, volevo dire questo, al di là dei moduli l'importante è creare mentalmente la serenità a questi ragazzi che hanno bisogno. Questo ho visto molto in questa settimana, ho lavorato molto su questo e molto sulla serenità, perché questo non è un momento che un allenatore deve insistere con tanti movimenti, attacchi degli spazi, attacchi l'allenatore bravo, con la mia esperienza, è quella di dare serenità, perché ci sono veramente dei giocatori che hanno grande qualità, come voi conoscete anche meglio di me, perché ci avete vissuto diversi anni con loro. E questa è la questione soltanto di testa. E questa c'è. Si realizza però attraverso i risultati. Esatto, esatto. Quello che dobbiamo fare a Empoli. Posso farne un'altra? Ci sono, i moduli passano anche però per l'individualità. Nel Palermo c'è un giocatore che pochi allenatori hanno utilizzato, che è Cristante, che pure è arrivato con una certa, diciamo, nomea di giocatore abbastanza importante. Nei disegni tattici che stai facendo, è un giocatore che può trovare posto, ti può servire? Sì. Per te che caratteristiche esattamente ha? È un centrale difensivo, è un centrale dove io l'ho provato insieme a tanti, devo dire che io non lascio nessuno da parte, neanche Cionek è un giocatore che voi non lo conoscete, ma è un centrale che io conosco, è un centrale che ci farà comodo come Cristante e come il ragazzino Bentivegna, che è un giocatore che è giovane, ha qualità, perché io credo che sono tutti i 24 della Rosa importante in questo momento, perché io devo cercare di coinvolgere psicologicamente tutti nel mio progetto. Il mio progetto è quello di mettere le coppie, fare le coppie, non metterò mai nessuno in disparte. E devo dire che questo ho notato da parte loro una grande disponibilità su questo, sicuramente. Cristante è un giocatore che è un 95 e ha grande qualità. Se lui riuscisse a capire quanto è importante la sua qualità al servizio della squadra, ma io ce l'ho da una settimana, perché io me lo ricordo al Viareggio di 2 anni fa, è un giocatore molto, ma molto di grande qualità. Ecco. No, centrali di centrocampo, scusate. No, a forza di parlare inglese. C'avevo la testa su Cione, che è centrale, perché Cione è un giocatore che ha grande qualità, tempista, bravo di testa. Insomma, 2 anni con me è andato anche in nazionale della Polonia. È un giocatore che il Palermo ha fatto un grande investimento lì. E tocca a me adesso proporlo. La Rosa ancora per il Corriere dello Sport? Prego. Sì, no, li ho visti bene tutti e due, sì. Abbiamo lavorato su queste coppie. Beh, abbiamo lavorato anche sulle giocate dell'Empoli, ecco. Di Marco, Sky Sport? Sulla punizione? No, non solo. Ma Saponara è determinante come il nostro Vasquez. Io spero che lo sia domani Vasquez. Da questo punto di vista, la scelta del centrocampista che sarà davanti alla difesa sarà fatta anche in funzione del fatto che davanti a un giocatore come Saponara, che sia spazio, che sia molto male, quello che non ha. Direi che Saponara è un giocatore che lega molto dalla parte della palla, no? Come ha fatto, è un giocatore di grande qualità. È ovvio che lì dietro le linee dei miei quattro ci vuole un giocatore di esperienza e anche di forza. Ecco, io ho 2 giocatori importanti come Enzo e come Jailor. Però devo dire che sono 2 giocatori. Jailor può giocare anche esternamente, Maresca un po' più centrale. Vediamo un attimino. Però sono convinto che Bruman è un giocatore che, per esempio, a me piace, perché a me piacciono i giocatori di qualità, i giocatori che si propongono. E abbiamo una rosa che mi permette di poter giocarmi un attimino alcune cose fino a domani.
Beh, io credo che Inemark è un giocatore che ha grande qualità di dinamismo, un giocatore che forse io l'ho visto discretamente bene nella partita con Napoli. È ovvio che ogni allenatore esige certe cose, ma io cerco solo dei movimenti, ma lavoro molto più sulla serenità nel palleggio. È un giocatore che a me piace molto, un giocatore che ha grande qualità nell'inserimento come terzo da dietro. L'altra domanda? Quaison. Beh, qualità di Quaison, ha profondità, sa saltare. Io devo cercarlo di metterlo uno contro uno, ma lui deve capire che nella metà campo nostra la palla va data di prima dietro e si attacca gli spazi. Ecco, ho lavorato su due, tre concetti di gioco dove mi sembra anche un ragazzo, sono dei ragazzi molto intelligenti questi ragazzi, sono ragazzi che capiscono bene l'italiano, sono ragazzi che sanno benissimo che cosa si vuole. È ovvio che io non posso dare molti messaggi, assolutamente, il messaggio più importante per me è dargli a loro la serenità. Non rito ancora Repubblica? Sì, volevo chiedere le condizioni di Trajkovski, che diciamo, è stato anche lasciato a casa dai oggetto di anche oggetto diciamo, di contenzioso. Ah, qualità però. Però è quel tipo, cioè fino adesso non ha fatto quel salto di qualità che tutti quanti magari si attendevano. Lei come l'ha visto, come l'ha trovato e che potenzialità ha? Ma io come esterno è un giocatore che a me piace, un giocatore che ha qualità, che ha profondità e ampiezza. Lì in quel ruolo, come sai, io gioco in questa maniera e ho bisogno di esterni, In quel ruolo io l'ho provato, insieme con Bentivegna. Devo dire, ecco, le qualità ce l'ha. È che ha bisogno di fiducia come tutti del resto. Io sono qua apposta per dargli serenità, fiducia. Ogni tanto parlo in inglese un po' napolenatico, tra virgolette. Al di là di questo, domani loro lo sanno benissimo che è una tappa, come ha detto il tuo collega prima, una tappa fondamentale per noi. Ecco. Fondamentale non nel punteggio, fondamentale proprio per la serenità, quella spinta importante che ci vuole in questo momento. Quindi lui mentalmente è carico? Ma sono tutti carichi, Gio, CTS. Ciao, volevo dire una curiosità mia. Spesso quando abbiamo visto basket giocare di più in area, è stato determinante, ha segnato l'over ed è stato anche importante perché abbiamo fatto tre punti. Non potremmo provare ad utilizzarlo un po' di più, magari lui lo so che vorrebbe sbagliare e ha le qualità, però sfruttare in questo momento la sua velocità anche nel mettere il pallone di prima in rete e azzeccare anche lo spazio per mettere il pallone dentro potrebbe essere un'arma in più, magari facendolo arrivare meno stanco. Ma ha ragione. Io avevo un allenatore che a me mi diceva vai dove vuoi, insomma, io sto cercando di dirgli questo, le sue qualità devono essere avanti. È un giocatore che è tipo Recoba quando io lo avevo, ecco, io lo voglio sfruttare in quella maniera, lo voglio sfruttare con le sue qualità che sono determinanti e sono convinto di questo, sono convinto anche degli esterni che fanno gli esterni dietro di lui, sono convinto ogni allenatore ha una sua convinzione. Però ho cercato in questi giorni, in questi quattro giorni che ho avuto a disposizione tutti, di dargli quelle tre cose che dobbiamo imparare, le tre azioni preordinate e dove Vasquez è determinante in queste situazioni. Elia, Sport Italia. Sì, buongiorno mister. Nel giorno del suo arrivo a Palermo, a una domanda di un tifoso che era qui presente nella rete alla salvezza, le rispose stia tranquillo che ci salviamo. Sì. Ora, in virtù di qualche giorno di lavoro in più alle spalle e anche di quanto avvenuto in Serie A con il Frosinone che si è fermato l'Udinese in crisi che ha cambiato allenatore, questa convinzione si è rafforzata? Si è rafforzata vedendoli ancora di più sul lavoro, sti ragazzi. Perché è un conto conoscerli poco. Io giorno per giorno questa è una forza ancora di più che ha l'allenatore,
perché osservo che abbiamo giocatori di buona qualità e sono convinto di questo. È ovvio che dobbiamo, ecco, Frosinone come ha citato lei e Carpi, noi dobbiamo inserire lì la nostra, ecco, quello dove la nostra cattiveria, cazzimma. Vitale ancora per la Gazzetta. Questa squadra quest'anno ha dimostrato di non segnare molto. È un problema che lei ovviamente ha capito che sta cercando di risolvere anche con questo sì. nuovo, ma dipende secondo lei dalla qualità o dalla convinzione dei propri mezzi? Ma secondo me di un'autostima dei propri mezzi è la domanda che lei ha in... La seconda domanda è quella che sono convinto, ecco, di avere un po' più di autostima nei propri mezzi, perché le qualità ce l'hanno sti ragazzi. Devo dire, ecco, delle volte l'autostima si prende con un piccolo risultato, con un risultato importante. Ecco, noi domani per noi è fondamentale questo, perché ognuno di noi deve capire che quello risultato di domani ci serve per questo. E lì ancora? Sì, in settimana con Gonzalez siamo anche tornati sull'episodio del rigore contro il Napoli. Lui ha detto una cosa che per me, secondo me, è stata molto importante, però ha detto l'arbitro Rocchi è stato anche prepotente in alcune occasioni. Molto. Vi sentite da questo punto di vista poco protetti e spera che qualcosa possa cambiare già dalla prossima partita a livello proprio di rispetto? Ma io credo che Palermo è una città straordinaria, una delle città più importanti del mondo, parliamo tra virgolette. E devo dire, l'unico dispiacere mio è che ha richiamato solo il mio giocatore, non ha richiamato il giocatore del Napoli. E, però io credo che assolutamente, non credo in questa malafede, però un pochettino, se ho rivisto un attimino le immagini, ecco, devo dire che a Biola ha iniziato lui il fallo, però noi ci sentiamo tutelati, non è che non ci sentiamo tutelati, assolutamente. Ecco. C'è un'ultima domanda? Bene così, grazie, buon lavoro. Buona giornata a tutti.